Questo programma è offerto da 50 e più. 50 e più in Strada Maggiore 23 e in Via Tiarini 22, Bologna. 051 64 87 530. Momenti d'artista, un programma di Giuliano Gurieri, in onda su Telesanterno, alla domenica alle ore 20:45, il lunedì alle ore 8:30. E su canale 24 il lunedì alle ore 19. Ricordare che il 10 dicembre 1998 gli è stato consegnato il Nettuno d'Oro, un prestigioso premio che la città di Bologna conferisce a quei cittadini che con la loro opera danno prestigio alla nostra città. Buona visione! Giuseppe Gagliardi è nato a Bologna nel 1902. Qui vive e lavora dividendosi tra città e collina. Accademico clementino, ha tenuto numerose personali in Italia e all'estero. Nel 1971 fu Francesco Arcangeli a riconoscere nella pittura di Giuseppe Gagliardi, post-impressionista di timbro chiaro, una delle espressioni più raffinate del naturalismo. Arte immediatamente significativa agli occhi del critico, che la sentì animata da una profonda motivazione interiore, della necessità, appunto, di stabilire un rapporto diretto con l'universo circostante, di instaurare un dialogo e di rendere l'essenza di quella comunicazione che riempie di sé la vita e dà un senso all'operare. Nel consegnare il Nettuno d'Oro a Giuseppe Gagliardi, il sindaco Walter Vitali ha sottolineato la figura artistica dell'uomo. Un pittore che appartiene a pieno titolo a quella schiera di artisti bolognesi che dalla fine dell'Ottocento, con Luigi Bertelli, e fino alla seconda metà del nostro secolo, con Giorgio Morandi, hanno contribuito a rinnovare il percorso dell'arte pittorica italiana. Grazie molto per aver preso parte a questa cerimonia che, come sapete, è il conferimento del Nettuno d'Oro a Giuseppe Gagliardi. Sono molto lieto che siano qui tanti amici, che siano qui i sindaci di Modugno di Loiano, Renato Zanghe, tantissimi che hanno condiviso la ammirazione e la stima per Giuseppe Gagliardi, che è un pittore che appartiene a pieno titolo a quella schiera di artisti bolognesi che dalla fine dell'Ottocento, con Luigi Bertelli, fino alla seconda metà del nostro secolo con Giorgio Morandi, hanno contribuito a rinnovare il percorso dell'arte pittorica italiana. Thank you.
La sua prima fonte di ispirazione è stata la visione della natura che muta forme e colori a seconda della luce del giorno e delle stagioni. E i principali pregi che gli vengono riconosciuti sono la freschezza del colore e l'agilità di tocco. Tutti i critici che hanno scritto di lui, e questo ci fa molto piacere ricordare, concordano nel sottolineare i tratti della sua bolognesità, a partire dalla scuola tonale e paesaggistica bolognese, da cui deve aver tratto i suoi primi insegnamenti. Gagliardi ha una sua predisposizione ai toni chiari e luminosi, e la sua vena poetica, a tratti sorprendentemente armoniosa e delicata, sembra più libera di esprimersi nei paesaggi appenninici o negli scorci parigini che ha ritratto. Ebbene, incontrandosi con la bellezza un po' cupa della nostra città, non l'ha rifiutata, ma ha saputo temperarla. Persino il rosso di Bologna, ha scritto Francesco Arcangeli, sotto il suo pennello si dissipa sanguinando in rosa fragola. Il cotto si rischiara e le vedute divengono apparizioni fragili. Non è stato citato per caso Francesco Arcangeli, il grande e indimenticato artista ed esperto d'arte nostro concittadino, che fu legato a Gagliardi da sincera amicizia. Lui, giudice sempre lucido e severo, apprezzò molto il pittore Giuseppe Gagliardi. Lo definì naturalista informale e lo incluse nel panorama degli impressionisti espressionisti astratti bolognesi. Nel corso del suo lungo percorso artistico, Gagliardi ha infatti sfruttato una naturale disponibilità ad essere moderno, sperimentando vari generi pittorici, pur senza mai legarsi ad una formula esclusiva e raggiungendo a tratti una felice sintesi di realismo e astrattismo. Egli incarna la figura di un artista al quale, pur nel progredire degli anni, non conosce sosta nel suo progredire e sa serbarsi più giovane di un ventenne, nell'arte come nella vita. Nel 1985, già più che ottantenne, salì su un aereo per la prima volta per recarsi a Stoccolma, dove era stata allestita una sua mostra personale, affrontando quel viaggio con la grinta di un giovanotto. Quella mostra, voluta da Thomas Malm, allora presidente della Volvo Italia, che durante un soggiorno bolognese era rimasto incantato dalle sue opere, può avergli creato anche qualche amarezza nel vedersi tanto apprezzato da uno straniero e meno dai suoi concittadini. La sua Bologna, non sempre generosa con i suoi talenti migliori, sembrava non accorgersi che da tempo si era fatto un maestro, anche se non gli erano certo mancati riconoscimenti e meritati premi dalla critica locale e nazionale. Qualche anno più tardi, nel 1991, lo stesso sindaco Imbeni riconobbe il debito di Bologna e il ritardo nel celebrare la sua presenza di artista, mai perentorio e chiassosa, ma tenace nel trascorrere del tempo. E l'amministrazione comunale volle dedicargli una prestigiosa mostra al Palazzo del Podestà, come ringraziamento per la sua quieta fede nella pittura e nella città, sentita come un augurio e una speranza. Da qui la scelta di consegnargli un segno duraturo di stima e di affetto, da parte della sua città e dell'istituzione che più la rappresenta, il Nettuno d'Oro, con il quale si onora chi ha a sua volta onorato Bologna con la sua attività professionale. Simpatica e caratteristica, come si vede dalle immagini, la sua partecipazione al Maurizio Costanzo Show in occasione del suo 90° compleanno. Ha detto che a 45 anni ha smesso di fumare, no? Sì. Di bere non ha smesso, con le donne quando ha smesso, no? Beh, con le donne io sono nato all'antica. Quello che faccio, che ho fatto e che posso magari forse fare anche con le donne, non lo dico a nessuno. Non lo dico. Neanche al signor Costanzo.
Finché saprò guardare un paesaggio o il volto di una donna con l'occhio limpido e pulito di un ragazzo, confido di poter dire coi colori ancora qualche cosa. Così Giuseppe Gagliardi conclude la sua autobiografia. Le auguriamo, maestro, e ci auguriamo di cuore che questo possa avvenire ancora a lungo. Questo programma è stato offerto da 50 e più. 50 e più, in Strada Maggiore 23 e in Via Tiarini 22, Bologna, 051 64 87 530.